C'è stato un periodo della mia vita nel quale mi sono trovato in grande difficoltà. Avevo appena finito l'università e non avevo idea di cosa avrei voluto fare del mio futuro. Nello stesso periodo è finita una relazione importante e le due cose insieme finirono per aggravare un preesistente stato depressivo fino a farlo diventare veramente debilitante. La mia depressione però era centrata soprattutto su aspetti riflessivi riguardo l'esistenza, la natura umana e tutto ciò che concerne quelli che sono i quesiti esistenziali. Ogni cosa mi sembrava vana, ogni sforzo, ogni prospettiva aveva improvvisamente perso di senso. Quella che io definisco una depressione esistenziale, cioè uno stato depressivo che era originato soprattutto da questa tipologia di quesiti. Ho cominciato a guardare video di autoaiuto, leggere libri di autoaiuto, nella speranza che potessero darmi dei consigli per migliorare il mio stato d'animo, per rispondere alle mie domande e per riuscire ad essere una persona più serena, sostanzialmente. Quello che è successo però è che questi libri di autoaiuto, questi video di autoaiuto non hanno fatto altro che aggravare la mia condizione, perché i libri di mutuo aiuto hanno questo grave problema, che ti illudono e allo stesso tempo ti fanno sentire inadeguato, perché tu li leggi, provi ad applicare quello che viene scritto e quando fallisci, perché inevitabilmente fallisci, pensi di non essere in grado, pensi di essere sbagliato tu. In realtà mi ha portato a sentirmi ancora più in difetto, a sentirmi ancora più solo, a pensare che non ci fosse alcuna soluzione al mio malessere. Così ho deciso di cambiare strada, ho deciso di cominciare a leggere, ma non libri che mi dicevano come dovevo comportarmi, no, leggere per conoscere quello che era il pensiero degli uomini che erano venuti prima di me su questo pianeta, ed è in quel momento che mi sono imbattuto in uno dei libri che considero più importanti in assoluto per me. E sto parlando del Mito di Sisifo di Albert Camus. Camus è stato un grande filosofo del Novecento ed è stato spesso indicato da alcuni come un nichilista, come un pessimista, è stato accostato a Leopardi. In realtà Camus ha sempre rifiutato questo tipo di etichetta, cercando di far capire come all'interno delle sue opere si nascondesse dietro ad un'apparente negatività e ostilità nei confronti dell'essere umano, ci fosse invece un grido di speranza e un approccio positivo all'esistenza. Cerca attraverso un sofisticato ragionamento logico di giustificare l'esistenza nella sua assurdità. Camus usa spesso questo termine, assurdo, per descrivere l'esistenza umana e secondo lui tutta la nostra vita è una costante lotta verso l'assurdo. Premetto che l'interpretazione che darò di questo libro è la mia personale e quindi potrebbe essere sicuramente sbagliata. Sisifo è un personaggio della mitologia greca. Il mito di Sisifo narra che Zeus lo abbia condannato a spingere un masso fino in cima ad una montagna per il resto della sua esistenza, e ogni volta che arrivava in cima a questa montagna doveva far rotolare il masso fino a valle e ricominciare da capo. Ecco, il mito di Sisifo è stato preso da Camus come emblema, come metafora dell'esistenza umana, cioè una fatica priva di senso, fine a se stessa. E già qui uno potrebbe pensare che il libro sia in chiave pessimistica, appunto. E invece non è così, perché la cosa incredibile, mi verrebbe da dire, è che attraverso un ragionamento puramente logico, Camus riesce a giustificare questo tipo di sforzo, questo tipo di lavoro, e a sostenere che non sia privo di senso come si voglia far credere. Leggerò alcune citazioni che ho sottolineato nel corso della lettura perché le ritengo particolarmente significative. Camus apre il libro con questa frase: "Vi è solamente un problema filosofico veramente serio, quello del suicidio. Giudicare se la vita valga o non valga la pena di essere vissuta è rispondere al quesito fondamentale della filosofia. Se la vita è uno sforzo fine a se stesso, come lo è appunto lo spingere il masso di Sisifo sopra la montagna, allora che senso ha vivere? Quindi la filosofia cosa dovrebbe dirci? Se ha senso vivere o se invece la strada sia quella del suicidio?" Ovviamente è un quesito molto forte. Camus dice: "Uccidersi, in un certo senso, è confessare. Confessare che si è superati dalla vita e che non la si è compresa." Ecco, qui subito Camus fa capire che lui non è d'accordo con la strada del suicidio. Lui si schiera appunto contro questo tipo di gesto perché la considera una resa nei confronti della ricerca del senso.
Continua. Il suicidio è confessare soltanto che non vale la pena. Con questo non vale la pena, appunto, si riferisce al fatto che la vita sia non degna di essere vissuta in quanto priva di senso. Poiché tutti gli uomini sani hanno pensato al suicidio, si potrà riconoscere, senza ulteriori spiegazioni, che esiste un legame diretto fra questo sentimento e l'aspirazione al nulla. E lui dice proprio questo tipo di pensiero è del tutto naturale, ed è tutto sano, perché dietro a questo tipo di ragionamento c'è proprio un'aspirazione al nulla che è caratteristica dell'essere umano. Però poi lui dice, il giudizio del corpo vale quanto quello dello spirito e il corpo indietreggia davanti all'annientamento. Qui lui pone a difesa appunto della sua ipotesi, ovvero che il suicidio non sia la risposta alla difficoltà nel trovare un senso all'esistenza. Lui usa come prova a suo favore il fatto che il corpo abbia degli istinti di sopravvivenza che tendono a scoraggiare il suicidio. E poi dice, poiché se è sempre facile essere logici, è quasi impossibile esserlo fino in fondo. Gli uomini che muoiono di loro propria mano seguono così, sino alla fine, la china del sentimento. La riflessione sul suicidio mi offre allora l'occasione di porre il solo problema che mi interessi. Esiste una logica fino alla morte? Dopo il risveglio viene col tempo la conseguenza, il suicidio o ristabilimento. Ecco, lui quindi adesso pone un'altra strada oltre al suicidio, no? Lui dice, nel momento in cui tu arrivi ad essere cosciente di questa assurdità, di questa mancanza di senso nell'esistenza, non c'è solamente la strada logica del suicidio, ma c'è anche un'altra strada che lui definisce ristabilimento. Alla luce del destino mortale appare l'inutilità. Nessuna morale, nessuno sforzo sono giustificabili a priori davanti alla sanguinante matematica che regola la nostra condizione. Quale può essere la logica che ci spinge a vivere questo tipo di esistenza che apparentemente non ha logica? Se si è sicuri dei fatti, che cosa bisogna concluderne? Se si è sicuri che la vita non abbia senso, cosa bisogna concludere? Fino a dove bisogna arrivare per non eludere nulla? Bisognerà morire volontariamente o sperare nonostante tutto? È necessario operare prima lo stesso rapido spoglio sul piano dell'intelligenza. Noi viviamo con idee che, se noi provassimo veramente, dovrebbero sconvolgere tutta la nostra vita. Ecco, questa frase io la interpreto come una tendenza da parte delle persone a rifiutare quelli che sono i pensieri esistenziali per appunto paura che la loro piena accettazione possa sconvolgere l'intera esistenza. La ragione universale, pratica o morale, il determinismo. Il determinismo è l'idea che ogni evento è determinato da un evento precedente e quindi è tutto concatenato e quindi è già tutto predeterminato. Le categorie che tutto spiegano hanno di che far ridere l'uomo che ragiona onestamente. Non hanno nulla a che vedere con lo spirito e negano la sua profonda verità, che è quella di essere incatenato. Qua usa la parola spirito, ma non dovete intenderla in termini astratti. Per spirito Camus intende la parte riflessiva dell'uomo, la parte che appunto indaga sul significato dell'esistenza. Ecco, lui dice, tutto ciò che cerca di spiegare perché lo spirito non è vittima di questa assurdità, non è incatenato in questo mondo assurdo, dovrebbe far ridere colui che si è reso conto invece che è effettivamente così, che questo mondo è assurdo, che l'esistenza è assurda. In questo universo indecifrabile e limitato, il destino dell'uomo assume ormai un senso proprio. Voglio che mi sia spiegato tutto o nulla, e la ragione è impotente di fronte a questo grido del cuore. Tutte queste esperienze concordano e si confondono. Lo spirito, giunto al termine, deve dare un giudizio e scegliere la conclusione. Là si trovano il suicidio e la risposta. Qua appunto torniamo al tema del suicidio logico, che a un certo punto, quando qualcuno diventa pienamente consapevole dell'assurdità, potrebbe valutare la strada del suicidio. L'assurdo, dice, nasce dal confronto fra il richiamo umano e il silenzio irragionevole del mondo. Tutti sperimentiamo questo tipo di pensieri, eppure allo stesso tempo sembra che non siano rilevanti a livello sociale, che non se ne parli. Dice, un uomo divenuto cosciente dell'assurdo è legato a questo per sempre. Ecco, lui dice, una volta che tu comprendi questo tipo di assurdità dell'esistenza, non puoi più dimenticartela. Un uomo senza speranza è cosciente di esserlo, non appartiene più all'avvenire. Questa è una frase fortissima, lui
lui dice: nel momento in cui tu capisci di non avere più speranza, allo stesso tempo significa che non hai più un futuro. Ma è pure naturale che egli si sforzi di sfuggire all'universo di cui è il creatore. Cioè è naturale che di fronte a questo tipo di concezione di assurdità si provi inizialmente a fuggire. Però poi dice: l'uomo assurdo invece non procede a questo pareggiamento, ma riconosce la lotta. Cioè lui distingue tra un uomo assurdo, cioè un uomo che ha deciso di non sfuggire dalla propria concezione dell'assurdo, ma di lottarci, da un uomo che invece non ha ancora accettato questa cosa, quindi tenta continuamente di sfuggire e di scappare dal senso di assurdità, ma si rende conto che non ce la può fare, nel senso che, come abbiamo detto prima, secondo Camus, una volta che tu ne diventi consapevole, anche se cerchi di scappare, non ce la fai. Non disprezza in via assoluta la ragione e ammette l'irrazionale. Abbraccia così lo sguardo, tutti i dati dell'esperienza ed è poco disposto a saltare prima di sapere. Sa solamente che nella coscienza attenta non vi è posto per la speranza. Ecco, lui dice: se tu non rifiuti l'assurdo, significa che accantoni la speranza, cioè tu non hai più la speranza che questo mondo abbia un senso. No, tu diventi consapevole dell'assurdo e lo accetti. Questo è l'uomo assurdo, colui che riesce a convivere con questo tipo di sentimenti. Lo spirito assurdo preferisce adottare senza tremare la risposta di Kierkegaard, e qua cita un altro filosofo famosissimo, la disperazione. Tutto considerato, un'anima energica saprà sempre adattarvisi. L'uomo divenuto consapevole dell'assurdo accetta la disperazione e riesce a conviverci. Non solo, riesce ad adattarsi, quindi utilizzando il termine adattarsi, lui esprime proprio la capacità di accettare questo tipo di condizione e riuscire a viverla come se fosse naturale, come se fosse il proprio habitat. Tale rivolta non è aspirazione, poiché è senza speranza, è la certezza di un destino schiacciante, meno la rassegnazione che dovrebbe accompagnarla. Questa è forse una delle frasi più significative dell'intero testo, cioè lui dice: la rivolta dell'uomo che non accetta questa sua condizione di dover porre fine alla vita, ma si ribella alla logica e decide di abbracciare l'assurdo, decide di adattarsi all'assurdo, è senza speranza. Non ti illudi che esista una vita dopo la morte, non ti illudi di avere un destino diverso rispetto a quello che hai compreso di avere. Ma nonostante questo non c'è la rassegnazione, nonostante questo riesci a vivere questo pensiero in modo sereno. Capisco allora perché le dottrine che mi spiegano tutto, qua si riferisce alle religioni, mi indeboliscano nel medesimo tempo. Esse mi sgravano dal peso della mia vita, ma con tutto ciò bisogna bene che io lo porti da solo. Cioè lui dice: le religioni mi sgravano da questo tipo di pensieri, mi danno una risposta, non c'è più bisogno di utilizzare la logica, di scontrarsi con l'assurdo, perché l'assurdo viene superato attraverso delle risposte che possono essere legate alla vita dopo la morte, alla reincarnazione, al paradiso, all'inferno. Però facendo questo mi sgravano dalla responsabilità di conferire un senso alla mia esistenza, e lui invece sostiene che dovrebbe essere questo peso portato da ogni essere umano. L'idea che io sono il mio modo d'agire, come se tutto avesse un senso, anche se all'occorrenza dicevo che niente lo ha, ogni cosa si trova smentita in modo vertiginoso dall'assurdità di una possibile morte. Tutto perde di senso nel momento in cui, da un momento all'altro, la nostra esistenza può finire, quindi qualsiasi progetto, qualsiasi cosa può essere spezzata da un momento all'altro. Questo rimarca ancora una volta quello che lui intende con assurdo. A un certo punto dice un'altra frase molto interessante, dice: gli altri sono così sicuri di essere liberi e questo ottimismo è così contagioso. Una persona che continua a interrogarsi sull'esistenza e che non riesce a trovare risposta, vede l'ottimismo delle altre persone e quasi ne viene contagiato, come dire: ma perché, se loro riescono ad essere così tranquille, io mi devo porre questo tipo di questioni? Ecco, allora è come se ci fosse un effetto alone, per cui il fatto che le altre persone si dimostrino ottimiste nei confronti dell'esistenza faccia sì che noi stessi ne veniamo contagiati, anche se in realtà dentro di noi continuiamo a covare dei pensieri e delle questioni che però, ecco, siccome non emergono a livello sociale, ci autocensuriamo e diventano dei tabù. Da un lato, infatti, l'assurdo insegna che tutte le esperienze sono indifferenti, mentre dall'altro spinge verso la più gran quantità di esse.
Quindi il fatto che io comprenda che l'esistenza sia assurda, da un lato fa perdere di significato tutte le esperienze, dall'altra, in quanto tutte le esperienze sono prive di senso, allo stesso tempo, se tutte le esperienze, tutto è privo di senso, significa che tutto può essere allo stesso tempo completamente esperito. Il presente, la successione dei presenti davanti a un'anima perennemente cosciente, è l'ideale dell'uomo assurdo. Parimenti, se tutte le esperienze sono indifferenti, quella del dovere è altrettanto legittima che un'altra. Si può essere virtuosi per capriccio. Ecco, lui qua fa una sorta di provocazione, ma che in realtà è completamente sensata all'interno del discorso. Cioè lui dice, se è tutto privo di senso, niente mi obbliga al senso del dovere, alla morale, al dover rispettare determinate leggi, perché comunque non lo posso fare per capriccio? Io posso comunque farlo, posso decidere comunque di seguire questo tipo di percorso. Essere privi di speranza, dice, non significa disperare. Le fiamme della terra valgono bene i profumi del cielo. Si vuol guadagnare denaro per essere felici e tutti gli sforzi e la parte migliore di una vita si concentrano nel guadagno. La felicità viene dimenticata, il mezzo viene scambiato con il fine. Questo penso sia una delle frasi più attuali che ci siano in questo libro, che nonostante sia stato scritto molti anni fa ha una potenza attuale incredibile. Ecco, lui dice il desiderio di ricchezza, cioè il denaro non è più lo strumento che ci serve per essere felici, ma è esso stesso la meta. La logica direbbe che è giusto perseguire il nostro benessere, la nostra felicità, a prescindere dai soldi. È ovvio che i soldi possono aiutarci a stare meglio, questo è evidente, però a volte si perde di vista il fatto che il benessere deve essere al primo posto e si mette al primo posto i soldi, quindi il mezzo, i soldi, viene confuso col fine, cioè il benessere. Dunque, non voglio spingermi troppo oltre perché altrimenti il video verrebbe lunghissimo. Per concludere, quello che è il pensiero di Camus espresso nel mito di Sisifo è un pensiero positivo. Cioè lui riesce, tra virgolette, a smontare questa concezione che la vita sia priva di senso e che quindi non debba essere vissuta, utilizzando lo stesso tipo di ragionamento che invece porterebbe a pensarlo. È un pensiero espresso in modo molto complesso, ma all'interno di questo testo secondo me è reso molto lineare. Secondo Camus la vita sta proprio nella convivenza con l'assurdo. Secondo Camus l'uomo assurdo è colui che riesce a convivere con questo senso di assurdità senza lasciarsi schiacciare, ma anzi riuscendolo a dominare e a sfruttarlo anche a suo favore, riuscendo a non illudersi, a non autoingannarsi, ma allo stesso tempo non sentirsi soffocato da questa sensazione di mancanza di significato. Infatti Camus termina il libro dicendo: «Lascio Sisifo ai piedi della montagna. Si ritrova sempre il proprio fardello, ma Sisifo insegna la fedeltà superiore, che nega gli dèi e solleva i macigni». Cioè, quindi nega Dio, non ha bisogno di Dio, ma allo stesso tempo solleva i macigni, quindi si sforza, cerca comunque la fatica, la sofferenza. Perché? È insensato? No, lui dice, egli giudica che tutto sia bene. Questo universo, ormai senza padrone, senza più Dio, non gli appare sterile né futile. Ogni granello di quella pietra, ogni bagliore minerale di quella montagna, formano da soli un mondo. Cioè lui dice, quella montagna è un mondo. Il tuo mondo è un mondo a sé stante. Anche la lotta verso la cima basta a riempire il cuore di un uomo. Bisogna immaginare Sisifo felice. Ecco, lui conclude con questa espressione. Nonostante l'assurdità, nonostante l'assenza di Dio e l'assurdità dello sforzo di Sisifo, bisogna immaginarlo felice. Non per questo bisogna immaginarlo triste. Non per questo bisogna immaginarlo sconfitto. Il suo sforzo è privo di senso, sì, è vero. Non per questo debba per forza vivere con sofferenza la propria condizione. Chi riesce a superare i dogmi morali, religiosi, che riesce a convivere con la consapevolezza di un'inesistenza, di uno scopo predeterminato della vita, è ancora più libero, è ancora più capace di esprimere la propria forza vitale, è ancora più in grado di non avere paura, non essere timorato, di non temere nessuno, poiché egli stesso è padrone della sua vita. Secondo Camus, la lotta stessa con l'assurdo è in grado di giustificare e conferire senso all'esistenza.
Spero di essere riuscito a trasmettervi almeno in parte quelli che sono i ragionamenti di Camus. Vi assicuro che non è facile perché riuscire a verbalizzare gli stessi concetti di Camus senza usare le sue esatte parole si rischia ovviamente di trasfigurarli. Proprio perché, come dicevo, ogni singola parola di questo testo è pesata, è scelta con cura per riuscire a far sì che il ragionamento sia perfettamente logico, che abbia un senso, che abbia un filo conduttore e quindi estrapolare dei concetti sicuramente li indebolisce. Il mio obiettivo ovviamente non era quello di sostituirmi a Camus, sostituirmi al mito di Sisifo, a questo libro importantissimo che io ritengo che tutti debbano leggere, ma il mio obiettivo era cercare appunto di accendervi un po' di interesse, di curiosità, cercare di stimolarvi la voglia di leggerlo e appunto se provate quello che provavo io e che provo tuttora, appunto questa difficoltà esistenziale, questa depressione esistenziale che in realtà non si supera mai perché come appunto dice anche Camus, la lotta con l'assurdo è continua, una volta che ne sei cosciente non riesci più a sfuggirvi del tutto, ma allo stesso tempo sono stato in grado di domarla, sono stato in grado di accettarla, sono stato in grado di riuscire a conviverci senza far sì che questa cosa mi trascini in una spirale di depressione, di malessere come era accaduto qualche anno fa. Questo è stato un video diverso dal solito, fatemi sapere se vi è piaciuto, se l'avete trovato pesante, se l'avete trovato confusionario, fatemi sapere se ho dato delle interpretazioni scorrette. Il mio è solamente un desiderio di condividere qualcosa che per me è stato utile e che magari appunto potrebbe esserlo anche per qualcuno di voi.